La recente sentenza numero 9479 del 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione ha restituito un barlume di speranza in chi ha la casa all'asta per un debito con la banca o la finanziaria. La Corte ha infatti detto che è ben possibile opporsi al pignoramento nonostante la scadenza dei termini se il contratto sottoscritto dal debitore presenta una o più clausole abusive. Ma cosa sono le clausole abusive? Sono condizioni contrattuali particolarmente onerose e svantaggiose per chi le ha sottoscritte, per chi le ha subite, cioè per chi se le è viste imporre in un contratto che ha redatto la controparte. Queste clausole sono pertanto da ritenersi illegittime ai sensi della normativa europea. Ma quali sono queste clausole concretamente, che la nostra legge chiama anche clausole vessatorie? Quando il mutuo è illegittimo e si può fare opposizione all'asta, a chiarirlo è stato il Tribunale di Milano grazie a un pool di magistrati esperti in contrattualistica. Prima di addentrarci in questo discorso, cerchiamo di fare il punto della situazione e di scoprire quando e come opporsi al pignoramento immobiliare in presenza di un debito con un istituto di credito. Ve ne voglio parlare meglio in questo video. Se non lo avete ancora fatto, però, iscrivetevi al canale per restare aggiornati su tutte le novità della nostra legge. SIR. Questa è la legge. In linea generale, le banche agiscono il più delle volte in forza di un contratto di mutuo sottoscritto dinanzi a un notaio. Questo contratto è già titolo esecutivo, che vuol dire che ha la stessa forza di una sentenza perché consente al creditore di avviare il pignoramento senza bisogno di ottenere prima una condanna da parte del giudice. Pertanto la banca, munita del solo contratto di mutuo, può notificare al debitore l'atto di precetto, ossia un'intimazione a pagare entro 10 giorni, e poi mettere la casa all'asta. In tal caso, la legge consente al debitore di presentare opposizione contro vizi formali del procedimento entro 20 giorni dal compimento dell'atto illegittimo, oppure contro la legittimità del titolo esecutivo stesso, ossia per difetto del debito, magari per errore nel conteggio delle somme, in questo caso senza limiti di tempo, purché prima dell'aggiudicazione della casa all'asta. In entrambi i casi è sempre necessario avvalersi di un avvocato che faccia ricorso al giudice. A volte però le cose non vanno così. La banca potrebbe non avere tra le mani un titolo esecutivo, ossia un contratto di mutuo firmato davanti al notaio. È ciò che succede quando il contratto viene sottoscritto direttamente in filiale alla presenza magari del funzionario e del cliente. Pensate ad esempio a una fideiussione o all'apertura di credito su un conto corrente. In questa ipotesi, se il cliente non restituisce le somme avute in prestito, la banca deve richiedere prima al giudice un decreto ingiuntivo che condanni il debitore a pagare le somme entro 40 giorni. Nello stesso termine di 40 giorni il debitore può fare opposizione se ritiene il debito inesistente o se sussistono vizi di procedura. Scaduti i 40 giorni, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non può essere più contestato. Questo significa che se anche ci si accorge in un momento successivo di non dover nulla alla banca, è ormai troppo tardi. Proprio qui è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9479 di quest'anno. Tale pronuncia ha stabilito che laddove il contratto firmato con l'istituto di credito, ad esempio un mutuo, una fideiussione, un'apertura del credito, presenti clausole abusive e come tali contrarie al codice del consumo e alla direttiva 93/13 della Comunità Europea, il debitore può bloccare l'asta giudiziaria nonostante l'intervenuta definitività del decreto ingiuntivo. In altre parole, non importa se i termini per l'opposizione sono scaduti, è ben possibile fare opposizione all'asta e bloccare il pignoramento della casa, pignoramento che pertanto verrà estinto e cesserà per sempre. La Cassazione ha rimproverato i giudici che emettono i decreti ingiuntivi per conto delle banche senza prima verificare la legittimità del contratto sottoscritto dal consumatore e senza accertarsi se ci sono clausole abusive. Un vaglio che da oggi in poi andrà fatto in sede preventiva proprio per garantire i diritti del consumatore. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione va a beneficio però solo dei consumatori e non anche delle aziende o degli imprenditori. Questo perché la disciplina sul divieto di clausole abusive è proprio rivolta a tutelare il consumatore, persona fisica, che è più indifeso. Dunque, chi ha un contratto di mutuo per il lavoro o per l'azienda non può avvalersi di questo rimedio. Chi invece ha firmato un finanziamento, una fideiussione o un fido per altre finalità, ad esempio per l'acquisto di una casa, è tutelato contro le clausole abusive dei contratti e può avvalersi della sentenza
di cui vi sto parlando. Per distinguere un consumatore da un professionista, il giudice deve valutare la presenza della partita IVA nel ricorso e nelle fatture allegate. Se un individuo agisce come fideiussore verso la banca garantendo il credito di un soggetto estraneo, ha diritto al riconoscimento come consumatore. Tra le clausole abusive contrarie al codice del consumo che possono determinare l'illegittimità del debito e quindi con esso anche del pignoramento, vi sono la clausola che deroga alla competenza del giudice o alla giurisdizione. Si tratta della famosa clausola che stabilisce quale tribunale competente per decidere eventuali controversie, uno diverso da quello del luogo di residenza del debitore. Questo in violazione di quella famosa norma inderogabile del codice del consumo che invece impone come unico ed esclusivo foro competente quello di residenza appunto del consumatore. 2. La clausola penale di importo manifestamente eccessivo. 3. La clausola che prevede interessi di mora da ritardato pagamento ad un tasso manifestamente eccessivo. Come noto, tale tasso non può mai essere usurario o comunque superiore al saggio previsto dal decreto legislativo numero 231 del 2022. 4. La clausola risolutiva espressa è quella che in caso di inadempimento impone al consumatore di pagare a titolo di penale l'importo che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse stato dichiarato risolto. 5. La clausola che prevede nei contratti di durata, come appunto il mutuo, la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, imponendogli la restituzione immediata di tutte le somme nel caso di inadempimento anche di una sola rata. Bene amici, adesso sapete qualcosa in più di questa importantissima sentenza. Nel frattempo seguitemi per maggiori chiarimenti. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.